In vetta a questo colle abita un Dio, ma non possiamo dire con certezza quale sia. Gli Arcadi credono di vederci Giove, che spesso scuota con la sua destra l'egida nera e raduni tempeste. Evandro mostra a Enea un colle selvaggio, il Campidoglio, che Roma, dopo la fondazione sul vicino colle Palatino, assumerà come sua acropoli e suo simbolo. In ogni città fondata dai Romani viene fondato un Capitolium, e così pure avverrà nell'età moderna in molte città del Nuovo Mondo. Nella trasformazione michelangiolesca del XVI secolo, il Colle Capitolino si impone ancora come immagine emblematica di centro civico. Con la fine della Repubblica e l'instaurazione dell'Impero, lo Stato romano diventa una monarchia che lascia sempre meno potere al popolo e al senato, dandone sempre di più all'esercito e agli imperatori. Al Campidoglio, luogo sacro del senato e del popolo romano, gli imperatori si recheranno spesso soltanto per garantirsi la legittimazione tradizionale. Durante il principato di Augusto, Ovidio può ancora vedere in tutto ciò un evento di buon auspicio. Si allontani ogni litigio e contesa, e tu, folla rabbiosa, rimanda le tue proteste. Guarda come l'aria riluce di fiamme odorose. Si va al Campidoglio con vesti candide, anche il popolo veste di bianco la sua festa. Già procedono i nuovi fasci, rifulge la nuova porpora, e il seggio eburneo sostiene nuovi pesi. Gli indomiti giovenchi porgono il collo per essere immolati. Osservando dalla sua eterea fortezza l'intero universo, Giove non vede altro che Roma. Il Campidoglio è il centro di Roma e quindi del mondo. La tradizione impone per oltre due secoli agli imperatori di ricevere l'investitura recandosi disarmati sul colle sacro. Settimio Severo, imperatore di stirpe africana, lo profana salendoci per la prima volta con la scorta dei legionari. E Costantino, trasferendo la capitale a Bisanzio, lo riduce a simbolo del passato. Fra i colli fatidici di Roma, sette come i suoi re, come i pianeti e i giorni, il Campidoglio è il luogo dell'estrema difesa e delle divinità più venerate. È l'Acropoli. Molte città antiche sorgono intorno a una collina sacra, l'Acropoli, così denominata dai tempi in cui la Grecia è giunta a darne una forma architettonica, divenuta nei secoli immagine della sacralità e della sicurezza urbana. L'Acropoli di Atene ha un solo accesso, essendo tutta scoscesa e circondata da un solido muro. I propilei hanno un tetto di marmo bianco. Sui frontoni del tempio, chiamato Partenone, sono raffigurate la nascita e le lotte di Atena. L'accurata descrizione fatta da Pausania dell'Acropoli di Atene, con i propilei, l'Eretteo, il tempio di Atena Nike e il Partenone, all'interno del quale si erge la statua Criso-elefantina della Dea, può essere integrata dalle storie di Plutarco.
La costruzione degli edifici sacri procurò il maggior diletto e ornamento agli ateniesi, oltre che la maggiore meraviglia agli stranieri, e oggi rimane quasi unica prova a testimoniare che la potenza della Grecia e il suo antico splendore non sono menzogne. Eppure quest'opera fu anche fra gli atti pubblici di Pericle, il più denigrato, e divenne nelle assemblee pretesto di calunnie da parte dei suoi avversari, i quali lo accusavano di spendere i tributi degli alleati per indorare e abbellire Atene come una donna vanitosa, cingendola di pietre preziose, statue e templi. Pericle rispose: «La nostra città, quando abbia provveduto adeguatamente ai bisogni della guerra, deve impiegare le sue disponibilità in opere che si traducano, una volta compiute, in gloria eterna e, mentre si compiono, in benessere concreto. Esse suscitano attività e necessità di ogni genere, risvegliando ogni arte, muovendo ogni mano, dando da mangiare coi salari a quasi tutta la città, la quale, mentre si adorna, si nutre da sé». Pericle afferma con coraggio, pubblicamente, l'importanza per una grande città di consegnarsi al tempo con un proprio volto, che ne esprima la ricchezza spirituale attraverso la creatività artistica. La sua argomentazione è tanto più nobile in quanto si appella soprattutto ai valori civili del popolo greco, nel quale, afferma Fistel de Coulanges, il timore degli dèi si annida con altrettanta forza che nel cuore del popolo romano. Come numerose città greche e analogamente ad Atene, Corinto esprime nell'Acropoli e nel Tempio di Apollo la duplice sacralità della difesa e della protezione divina. I pergameni, che conservano ancora le spoglie dei Galati sconfitti, affermano di essere arcadi, di quelli che con Telefo passarono in Asia. Essi sono famosi per tre imprese: la conquista dell'Asia costiera, la cacciata dei Galati e la lotta di Telefo contro l'esercito di Agamennone, quando i greci, credendo di essere giunti in terra troiana, si diedero al saccheggio della piana Misia. Nelle parole di Pausania emergono ragioni ideali che legano i colli sacri di Pergamo a quelli romani. I pergameni sono arcadi come Evandro, antenato di Romolo, e hanno combattuto i nemici della città madre di Roma, Troia, chiamata spesso nell'Iliade Pergamo, in greco rocca. Per celebrare la vittoria di Reattalo sui Galati, viene eretto sull'acropoli alta di Pergamo l'altare di Zeus, un simbolo dell'ellenismo che Attalo ha difeso vittoriosamente contro gli invasori del nord. La cultura ellenistica ha, su quella romana, un'influenza diretta attraverso città come Antiochia, Alessandria e non ultima Pergamo, che sembrano superare lo splendore degli anni ormai lontani di Pericle e Fidia. Il tramite culturale di Pergamo si manterrà costantemente vivo grazie alla secolare politica di alleanza con Roma iniziata proprio da Attalo nelle guerre contro Antioco e contro Filippo V di Macedonia. Alcuni secoli dopo, il Tempio di Traiano celebra questa antica amicizia fra le due città, sulla quale Livio lascia intravedere la volontà del fato. Gettate le basi dell'alleanza col re di Pergamo, a causa della comune guerra contro Filippo, il Senato decise di mandargli ambasciatori. Questi, durante il viaggio verso l'Asia, consultarono l'oracolo di Delfi, il quale rispose che i loro voti sarebbero stati appagati per intervento del re Attalo. I romani hanno sperimentato più volte la fedeltà e il valore degli alleati pergameni, specialmente durante le guerre mitridatiche. Ma nel riconoscere tutto ciò, Traiano non rinuncia ad affermare senza ombra di dubbio la potenza di Roma, facendo costruire il suo tempio sull'Acropoli alta in posizione simmetrica e peso architettonico
pari all'altare di Zeus. La parte di città nella pianura sottostante la rocca comprende la famosa scuola di medicina di Asclepio, il dio che sovrintende alla salute e che a Roma si chiamerà Esculapio. L'impulso dato alla scuola dal grande medico Galeno intorno al 200 d.C. attirerà moltitudini di pellegrini nella città bassa di Pergamo, dominata da una sua acropoli minore. Anche questa duplicità di colli sacri, quasi richiamando il Palatino e il Campidoglio, sembra contribuire alla strana parentela ideale fra Pergamo e Roma. Purché fra Roma e Troia infuri il mare immenso, e sulle tombe di Paride e Priamo pascolino gli armenti e nascondano i loro parti le belve, resista saldo il Campidoglio splendente. E Roma altera, detti le sue leggi ai persiani sconfitti, estenda il nome suo terribile fino alle plaghe più remote. Ma il felice destino che io predico ai bellicosi Quiriti dipende da questa condizione. Non confidino i romani nella loro potenza tanto da ricostruire Troia, loro città di origine. Se anche risorgesse tre volte, io, Giunone, tre volte la farò crollare. Nel Carme di Orazio, Giunone condanna a un'eterna distruzione la rocca di Troia, il colle sacro da cui Enea partirà per raggiungere il Palatino di Evandro e di Romolo. Il mito di Enea, capostipite della stirpe romana, stabilisce così una sorta di discendenza tra il colle iliaco e i colli sacri dell'urbe, secondo una tradizione raccolta anche da Ovidio. Tu, benché vinta, vincerai. Bruciate pure Troia, fiamme vittoriose. Si alzi la cenere sul mondo intero. Enea porta in salvo i sacri penati. Tempo verrà che la sua progenie reggerà l'universo. Dopo le mitiche vicende omeriche, le misteriose rovine della rocca troiana, distrutta e ricostruita più volte, aggiungeranno fascino e nobiltà al colle dei lontani avi di Roma. Quando nasce la prima Roma quadrata sul Palatino, le paludi del Tevere modellano le forme dei colli, emergenti dalla piana malarica come isole di sopravvivenza. Poi, le opere di bonifica fanno sì che il fiume, oltre le parti basse, si limiti a lambire le pendici dell'Aventino da una parte, del Gianicolo e del Colle Vaticano dall'altra. Resta tuttavia l'impressione di un legame morfologico diretto tra il fiume e i colli, percepito anche da Stendhal e Goethe. Roma comprende entro le sue mura 10 o 11 colline, così vicine al Tevere da farne un fiume rapido e profondamente incassato. I 7 colli di Roma non sono alture opposte al terreno che si estende dietro di loro, bensì contro il Tevere e contro il suo antico letto divenuto poi il Campo Marzio. Una spia di guardia alle piene del Tevere, costante minaccia per i quartieri bassi della città, è forse una chiusura di condotto idrico divenuta poi famosa nelle storie popolari dell'urbe come la bocca della verità. Thank you.
Romolo credeva forse di fondare sul Colle Palatino una città di 2 o 3.000 abitanti. Per una città come poi divenne Roma, 100 volte più grande, le montagne vicine avrebbero offerto posizioni più salubri. Probabilmente Romolo ebbe motivi religiosi per fondare la sua città nel luogo dove era nato. D'altra parte, immagino che il Palatino costituisse all'occorrenza una posizione inespugnabile come Venezia. Il minimo aumento di livello del Tevere rendeva pericolosissime le paludi che lo circondavano. Una curiosità colma di emozione, irrefrenabile, spinge il visitatore a percorrere il foro in lungo e in largo, fino all'arco di Settimio Severo. Una profonda coerenza guidava lo spirito degli antichi, per i quali è evidente come il bello servisse sempre di ornamento all'utile. Si tendeva a far conoscere la storia anche alla posterità più remota. Ed ecco, il risultato è raggiunto. Una suggestione, pari a quella suscitata in Stendhal, viene espressa sul più nobile fra i colli di Roma da Émile Zola. Il Palatino, dopo essere stato la culla della Roma quadrata, ne vide il trionfo con il fiorire dei palazzi degli imperatori. Racchiude tutta la gloria di Roma, tutto il sogno realizzato degli imperatori, tutto il sogno irrealizzato dei papi. Dopo le devastazioni barbariche, nonostante l'insediamento fra le rovine di chiese e conventi, fino alle sistemazioni rinascimentali dei Farnese, il Palatino e il Foro non perderanno mai, come impronta prevalente, le tracce architettoniche della Roma imperiale. Degli altri colli, con la parziale eccezione del Quirinale, i templi cattolici costituiranno i nuovi presidi ideali. E un itinerario inusuale per i colli romani può privilegiare gli interni delle loro chiese, dei loro cuori mistici, custodi segreti del nuovo potere che li domina. Per osservare i segni augurali su chi dovesse regnare, Romolo occupò il Palatino, Remo l'Aventino. Livio racconta poi come Remo perda la contesa. L'Aventino resta per molto tempo il colle dei perdenti e dei plebei, prima di trasformarsi durante l'impero in quartiere della nobiltà e nel Medioevo in sede di importanti monasteri. Nel V secolo d.C., 24 colonne del Tempio di Giunone Regina, sull'Aventino, vengono sottratte al santuario pagano e impiegate per la navata centrale di Santa Sabina. Nella chiesa di Santa Sabina, sull'Aventino, si può vedere la grossa pietra che il diavolo scagliò contro San Domenico per ammazzarlo. La pietra, miracolosamente, deviò e il santo ne uscì salvo. Potrebbe darsi che questa leggenda adombri una verità. Come suggerisce Stendhal, non debbono mancare nemici al monaco Domenico di Guzman, fondatore dell'ordine dei Domenicani, di cui canta Dante. Della fede cristiana il santo atleta, benigno a suoi e a nemici crudo, con l'ufficio apostolico si mosse, quasi torrente calta vena preme, e negli sterpi eretici percosse l'impeto suo. De Bros, giunto a Roma quasi un secolo prima di Stendhal, ha come lui una signorile trasandatezza di osservazione e il gusto dei dettagli strani. Non è da dimenticare Santa Maria del Priorato di Malta. C'è un'urna sepolcrale in cui il morto è rappresentato in mezzo alle 9 muse. Stendhal si limita a una nota brevissima sull'unica opera architettonica del Piranesi che vi è sepolto. Santa Maria in Aventino era il tempio della Bona Dea, dove potevano sacrificare solo le donne.
Mentre sacrifica agli dei, Romolo viene avvolto in un nembo di tempesta e rapito in cielo. Scrive Ovidio. Al dio Romolo Quirino si innalza un tempio e da lui prende nome il Colle Quirinale. È il colle legato alla Sabina Gens dell'antica via Nomentana. Nel XVI secolo Sisto V vi stabilisce la reggia papale. La fontana per me più bella di Roma è sul Quirinale, sullo sfondo di un cielo che domina un oceano di cupole, guglie e colonne. Ho visto i due colossi, ma né occhi né pensieri umani bastano per affermarne la bellezza. Ai piedi dei cavalli che Costantino fece venire da Alessandria, Pio VII ha fatto costruire una fontana. Sensazione rara, nulla è immaginabile di più bello. Shelley, Goethe e Stendhal sono uniti da uguale ammirazione per la fontana che è davanti al Palazzo del Quirinale. Oggi il Quirinale ha già visto avvicendarsi, dopo l'Unità d'Italia, la monarchia dei Savoia e i presidenti della Repubblica. Nel 700 De Bros lo visita come dimora del Papa. Il cortile è molto grande, circondato da portici. La scala è grande e bella. Sua Santità ha abitato sempre in questo palazzo. Da quando regna lui, il Vaticano è deserto. Effettivamente questa residenza, meglio situata e in un clima migliore, appare più comoda e più adatta ad abitarci. L'insieme è meno grande del Vaticano, ma rimane molto vasto. Gli svizzeri, le guardie a piedi e a cavallo che circolano dovunque, gli danno una certa aria di caserma. Le truppe sono ben vestite e di buon aspetto, ma sarebbero assai imbarazzate se dovessero parlare delle loro virtù guerriere, perché in tutta la loro vita non hanno visto altri fuochi che quelli di San Giovanni. Il sole e la pioggia sono i nemici normali davanti ai quali scappano a gambe levate. Se appena se ne mostra uno, via tutti dal proprio posto di corsa ad ammassarsi sotto un corpo di guardia coperto. Dopo le grandi ristrutturazioni, da Sisto V in poi, che coinvolgono grandi architetti e danno al Quirinale l'aspetto di reggia, altri lavori di arredo, determinati dalle esigenze di corte della nuova monarchia sabauda, daranno il suo aspetto finale a quello che oggi a Roma è il palazzo per eccellenza. Due chiese del Quirinale, Sant'Andrea e San Carlino, si impongono come modelli dell'architettura barocca. Per Sant'Andrea, Bernini si avvale di collaboratori di eccezionale valore, come lo stuccatore Antonio Raggi. Ne risulta uno splendore di sculture, marmi, ori, in un impianto planimetrico del tutto inconsueto. Un vano ellittico, posto per traverso, rispetto alla direzione di entrata. Quasi paradigma dell'abilità dialettica dei gesuiti, ai quali il cardinale Panfili affida la chiesa. Bernini accetta come compenso solo il dono vitalizio del pane quotidiano, che gli arriva ogni mattina dal forno dei monaci. Squisite maniere del rivale Bernini, Borromini oppone la sua rudezza da artigiano ticinese, che nasconde un genio naturale formatosi in anni di lavoro come scalpellino alla fabbrica del Duomo di Milano.
Nel chiostro di San Carlino, come in tutte le sue opere, alla libertà dei ritmi e dell'impianto spaziale si associa un rigore matematico che rivela la sua severità lombarda. Ora dell'Esquilino corron tutti all'assalto. Scrive Giovenale, quando da oltre un secolo il colle, per opera di Mecenate, si è trasformato da cimitero dei condannati e dei poveri in quartiere per ricchi. Dal Medioevo in poi si copre di un'immensa vigna entro le mura aureliane, con maestose emergenze di ruderi. Un agglomerato urbano si è formato intorno a Santa Maria Maggiore. La magnifica architettura dell'abside di Santa Maria Maggiore è del Rainaldi. All'interno, la triplice navata con due file di colonne ioniche è davvero maestosa. Al giudizio di De Bros fanno seguito un'impressione frivola di Stendhal e un'emozione sincera di Taine. Santa Maria Maggiore è una basilica, ma sembra una sala da ballo. L'età bizantina ha lasciato il segno nei grandi mosaici. In quei cristi e quelle vergini, vuoti di sangue e di vita, spettri dai grandi occhi fissi, immobili su fondali d'oro, fantasmi di un'arte spossata e di un mondo svanito. È una statua di forza e bellezza sovrumane. Comunica un tempo qualcosa di augusto e terribile. Più si guarda il Mosè di Michelangelo e più si sente la volontà imperiosa, l'autorità, l'energia tragica del legislatore. I muscoli e la chioma ne fanno un dominatore barbaro, la nobiltà della testa un asceta. Se si alzasse in piedi, che gesto, che voce da leone! L'immediatezza delle impressioni di Zola e Taine è sovrastata dalla poesia di Michelangelo. Vivo della mia morte, e se ben guardo, felice vivo d'infelice sorte. E chi viver non sa, d'angoscia e morte, nel fuoco venga, ov'io mi struggo e ardo. La chiesa di San Pietro in Vincoli, dov'è il Mosè, sorge al sommo del Fagutale, l'estrema propaggine dell'Esquilino. È il Rione Monti, della cui brutta fama parla Stendhal. Questa notte ci sono stati due assassini. Era gente dei monti, gente terribile, dicono. I cittadini di Albalonga, sconfitti, vengono trasferiti dai romani sul colle Celio. Goethe compiange il loro dolore per essere costretti a lasciare una bella sede per le nebbie del Tevere. Goethe allude all'antica insalubrità del colle dove sorge la Basilica di San Giovanni. Sul suo antichissimo battistero scrive Stendhal. Il battistero è detto di Costantino, il cui battesimo è una leggenda fabbricata nell'VIII secolo per giustificare la famosa donazione. A Roma si dice che proprio qui San Silvestro osò dare la soluzione a quell'imperatore coperto di crimini. Sulle pareti affrescate di Santo Stefano Rotondo si intrecciano i giudizi di Stendhal
De Sade, De Bros. Sul tempio di Claudio, Papa Adriano I costruì nel 772 la chiesa che vediamo. I terribili affreschi sono amati da visitatori ignoranti, come la folla ama la ghigliottina in azione. Gli affreschi lungo i muri della chiesa raffigurano una moltitudine di martiri durante il supplizio. A una giovane viene strappato un seno. Simili soggetti non mi sembrano edificanti, né al loro posto. A Santo Stefano Rotondo, il Pomarancio e il Tempesta hanno dipinto affreschi notevolmente belli. E torna alla memoria un'invettiva di Tertulliano. Così, mentre leviamo le mani a Dio, ci trafiggete con gli uncini, ci sospendete alle croci, ci bruciate, ci tagliate la gola, ci date in pasto alle belve. Chi si interessa alla grande macchina produttrice di civiltà e felicità eterna, detta cristianesimo, deve visitare la chiesa di San Clemente, dove il Sancta Sanctorum è separato dal resto del tempio, quasi come nel rito greco. Sappiamo ben poco sul cristianesimo dei primi secoli, poiché dal grande San Paolo a oggi la religione cristiana ha cambiato strada ogni 2 o 3 secoli, come i grandi fiumi che aggirano gli ostacoli lungo il percorso. Si lascia dunque credere che l'attuale liturgia sia antica e non rielaborata dopo il Concilio di Trento. Ciò fa comodo a chi ne ricava, citando San Carlo Borromeo, morbide carrozze e il godimento del potere. La chiesa di cui parla Stendhal, costruita nella valle fra il Celio e l'Oppio, ha nei suoi sotterranei un mitreo, un santuario del dio persiano Mitra, popolare a Roma come Sol Invictus e per oltre un secolo rivale di Cristo nell'urbe. Sul Viminale sorgono in epoca imperiale 2 vaste strutture urbane. L'accampamento dei pretoriani, il Castrum Praetorium, che verrà poi incorporato nelle mura aureliane, e le terme di Diocleziano, le più grandi di Roma. Per mettere fine alle storie di fantasmi sui ruderi delle terme di Diocleziano, Papa Pio IV affida a Michelangelo l'incarico di sistemarvi un tempio della Vergine. Ten e Stendhal ne hanno impressioni diverse. Dov'è ora Santa Maria degli Angeli, i romani venivano dopo il bagno per chiacchierare nelle ore calde della giornata. Nulla di meglio per una sala di passeggiate. Michelangelo ne ha fatto una chiesa. Resta l'impressione a Roma di un cristianesimo mal sovrapposto al vecchio paganesimo. L'architettura sublime di Santa Maria degli Angeli viene da un'aula delle antiche terme, più bella di tutte le costruzioni moderne. Sulla piazza d'ingresso al Colle Vaticano, De Bros e Stendhal esprimono pari entusiasmo. È la cosa più bella dell'universo. La cupola è un Pantheon collocato da Michelangelo in cielo. Le 2 fontane della piazza sono fuochi d'artificio per tutto l'anno, giorno e notte. La piazza che introduce al più bel tempio della cristianità è la perfezione dell'arte, dovuta al Bernini e a Papa Alessandro VII, di cui si diceva che avrebbe rovinato San Pietro.
accostandovi al Signore, pietra vivente, anche voi, come pietre viventi, siete edificati qual casa spirituale, per offrire sacrifici spirituali. Accanto alla casa spirituale, evocata da Pietro e materializzata nella Basilica Vaticana, Pio IV fa edificare da Pirro Ligorio una casina di delizie terrene, tipica della civiltà rinascimentale, dove l'acqua ha ruolo di protagonista. Scrive De Bros. La parte più bella di Roma sono le fontane, più gradevoli alla vista perfino degli edifici, per quanto magnifici siano. Del primo Papa si commemora la morte sul Colle Gianicolo, un tempo sacro a Giano, dove la chiesa di San Pietro in Montorio ingloba al centro del chiostro un tempietto del Bramante, manifesto dell'arte rinascimentale, nel luogo dove il più grande degli apostoli, secondo la leggenda, avrebbe subito il martirio. Nella storia di Tito Livio, già Romolo, fondata Roma sul Palatino, riconosce nel Campidoglio la sua acropoli, sacra a Giove. Quando Michelangelo vi realizza, dopo oltre 2000 anni, la piazza, sintesi della Roma imperiale e cattolica, Giove è ancora presente sul colle a lui sacro, con le immagini della sua potenza, della sua progenie e, come Veiovis, della sua fanciullezza. Del tempio di Giove Capitolino non resta quasi nulla, ma nei due palazzi che fanno ala alla piazza, una moltitudine di personaggi storici e mitologici testimonia dei secoli in cui Giove, Ottimo Massimo, dall'alto del Colle Sacro, protegge Roma e la rende invincibile. Un sottile sgomento può sorgere al pensiero che una raccolta tanto ricca per numero e qualità delle opere, anche unita a tutte le altre di Roma e del mondo, non sia grande cosa a confronto col patrimonio artistico distrutto in secoli di incuria e ignoranza. Quel che rimane permette ancora alla fantasia di rivivere in immagini le storie tramandate dalla letteratura sul carattere magico, sacrale del Campidoglio, dove Cesare sale in trionfo con 40 elefanti, Augusto è visto in sogno da Cicerone e Caligola, narra Svetonio, arriva soltanto per sfogare la sua follia. Di notte saliva sul colle per invitare la luna presso di sé e stringerla in amplesso. Di giorno vi si ritirava a parlare con Giove, ora sussurrando e tendendo l'orecchio, ora alzando la voce e insultandolo. Una volta lo udirono gridare: o mi togli di mezzo o io tolgo di mezzo te. Poi, come piegato dalla volontà del Dio, che diceva lo voleva ad abitare con lui, unì il proprio palazzo al Campidoglio con un ponte che dal Palatino scavalcava il tempio del divo Augusto. L'atavismo romano ha orientato il cristianesimo verso il potere. Sul finire dell'Ottocento, Zola vede nella Chiesa la forza politica conservatrice che legittima le grandi monarchie e comunque, nel suo ruolo internazionale, ispira rispetto ad alleati e nemici. Chateaubriand, Stendhal e Casanova danno esempi illuminanti sulle opinioni dei viaggiatori,
che compivano il loro pellegrinaggio culturale nella città eterna con un'ammirazione per le sue vestigia pari allo scoramento per le condizioni del popolo ancora in possesso di una sua rozza dignità. Chiunque ami le antichità e le arti venga a vivere a Roma. Troverà una terra che alimenterà i suoi pensieri e gli occuperà il cuore. Le pietre che calpesterà gli parleranno. La polvere sollevata dai suoi passi conterrà qualcosa di grande. E se è cristiano, questa è la sua nuova patria, che ha visto nascere un secondo impero più santo per l'origine e più grande in potenza di quello che lo ha preceduto. La miseria porta la plebe romana a invidiare gli aristocratici, ma una persistente fierezza repubblicana le fa apparire bassa e ridicola l'eccessiva attenzione alla loro vita. L'uomo chiamato a fare fortuna in questa antica capitale del mondo deve essere un camaleonte capace di riflettere tutti i colori dell'atmosfera, un proteo adatto a tutte le forme. Dal palazzo senatorio sovrintende alla municipalità, dovrebbe imprimere nella mente la lezione morale di Marco Aurelio, il cavaliere di bronzo che domina la piazza. Devo essere pronto ogni mattina a incontrare un insolente, un invidioso, un imbroglione. Hanno difetti nati dall'ignoranza del bene e del male. Quelli che sbagliano sono miei congiunti, non per legami di sangue, ma perché partecipo con loro all'intelligenza divina. E non posso offendermi con chi mi è congiunto. Siamo nati per cooperare l'uno con l'altro, come i piedi e le mani. Devo essere pronto a compiere ciò che la ragione di sovrano e legislatore mi suggerisce per il bene comune. Pronto a modificare le mie convinzioni se incontrassi qualcuno capace di farmi cambiare parere. Fulcro della piazza, che riassume in sé lo splendore della Roma rinascimentale, la statua del grande monarca segna l'avvicendarsi di due imperi. È guerra la vita. Quel Dio che dimora dentro, in te, sia il tuo tutore. E adesso, a cosa ti puoi affidare? Solo alla filosofia? Attendere la morte con sereno pensiero? La dissoluzione degli elementi che compongono ciascun essere vivente? Del resto, è un fatto che avviene secondo natura, trasformazione e dissoluzione. E nulla è male, secondo natura. Socrate diceva: che cosa volete? Avere un'anima ragionevole o no? E se sì, allora perché tante battaglie e tante divergenze? Che male rappresenta per te se in questo momento tu vieni compiendo quello che è proprio alla tua natura? Se accogli quanto in questo momento alla natura universale sembra conveniente? D'altra parte, tu sei uomo proteso a compiere, comunque sia, il bene dell'umana comunità.